è stata l'impiegata, addetta allo sportello al mattino ad accorgersi dell'ammanco, circa 1.000 euro che erano stati lasciati come fondo cassa per poter dare il resto al mattino all'utenza del centro unico di prenotazione dell'ASREM in via Sant'Ippolito. La donna ha immediatamente avvertito il responsabile, che ha contattato a sua volta la Polizia di Stato. Sul posto la squadra volanti, che, confermato il furto, ha coinvolto la scientifica per i rilievi e la squadra mobile per le indagini. Il furto è anomalo. Le porte d'ingresso e la cassetta di sicurezza non presenterebbero segni di effrazione. Possibile dunque che il ladro non sia provenuto dall'esterno dell'edificio. Di sicuro ha agito nottetempo, nel lasso temporale che intercorre tra la chiusura e la riapertura degli sportelli. E non è questa l'unica anomalia. La squadra mobile, infatti, stava già indagando su un furto identico avvenuto qualche mese fa. Gli investigatori dunque sono convinti di poter stringere il cerchio intorno al responsabile o ai responsabili dei colpi portati a compimento ai danni del CUP. Determinanti per il buon esito delle indagini saranno le analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza posto a protezione dell'ingresso e i rilievi della polizia scientifica sulle impronte rinvenute sulla cassetta di sicurezza. Non si escludono sviluppi anche clamorosi nelle prossime ore.